ciclo degli audio forum di Eagle Sounds. Vedo come al solito volti nuovi, volti già visti in passato, per cui faccio un breve riassunto. Gli incontri, cosa sono gli audio forum di Eagle Sounds? Sono degli incontri che organizziamo già da un po' di anni qua alla libreria Limerick, in cui ripercorriamo la carriera di un artista oppure parliamo di un disco che ci piace particolarmente, orientativamente agli ultimi 30 anni di musica pop e rock, lo facciamo ascoltare, raccontiamo un po' di aneddoti interessanti sulla realizzazione del disco e vediamo dei video d'epoca, quindi è un'occasione per fare un po' una dimensione comunitaria dell'ascolto di musica, che è sempre più meno ricorrente, insomma, sono poche opportunità di ascoltare la musica insieme. Io sono Giorgio Bonomi, sono il fondatore di Eagle Sounds. Vi ricordo rapidamente che la serata ha un contributo di 3 euro, per cui se non l'avete lasciato lo potete lasciare nella cassettina, e che lì davanti trovate il nostro foglio per iscriversi alla nostra newsletter, rimanere aggiornati su tutte le novità dei nostri incontri e non solo, tutta l'attività della webzine, che appunto si occupa di critica e di informazione musicale. Stasera parliamo di un gruppo fondamentale, tantissimo tempo che vogliamo fare un incontro sui Pixies, l'occasione ci viene molto propizia perché, come molti di voi sapranno, settimana prossima sono qua appunto in Italia, proprio venerdì suonano al Paladozza a Bologna e sabato suonano alle OGR di Torino, per cui due concerti molto attesi. Non è la prima volta che tornano in Italia da quando c'è stata la reunion, ma comunque i Pixies sono sempre da andare a vedere, molti non sono riusciti a vederli anche per questioni anagrafiche. Io in primis, quando erano nel periodo di cui parleremo questa sera, che è il periodo tra gli anni 80 e gli anni 90, li hanno visti poi dopo nella reunion a partire dal 2004. Quindi abbiamo l'occasione questa, e l'occasione anche, quest'anno sono stati celebrati i 30 anni del loro album più importante, Doolittle, il loro secondo album, per cui era anche un'occasione per parlare di questa. Ecco qua, abbiamo anche il contributo dalla regia, Alex, che mi assiste. Allora, importanti perché innanzitutto i Pixies? Perché ne parliamo? Perché nessun altro gruppo come i Pixies sono stati l'anello di congiunzione tra gli anni 80 e gli anni 90, vengono considerati i padri del grunge, dell'alternative rock. Noi abbiamo dedicato l'anno scorso un ciclo al grunge, per cui ne abbiamo parlato parecchio, e sono stati assolutamente visionari e precursori, perché il fatto basta citare la serie delle influenze che hanno avuto i Pixies, soprattutto non tanto durante la loro attività, appunto nel periodo di cui parleremo tra l'86 e il 92, fino al primo scioglimento, ma nel periodo immediatamente successivo sono stati citati da tutti come influenza: Kurt Cobain, Nirvana, gli Strokes, i Radiohead, i Weezer, i Pavement, PJ Harvey, gli Arcade Fire, trasversale proprio come influenza per tantissimi gruppi anche molto più giovani di loro. Quindi hanno creato una formula che comunque ha avuto molto successo e molto seguito tra i gruppi, al di là del successo che hanno avuto poi dopo mentre erano attivi. Qual è l'invenzione geniale? Dopo avremo modo di sviscerare nel corso della serata, però fondamentalmente è questo: un sound che parte comunque dal punk come influenza, quindi abbastanza molto diretto, veloce, aggressivo, però con melodie pop sparse da tutte le parti, con strutture soprattutto pop molto chiare, brani brevi, strofa, ritornello, strofa, e poi l'invenzione per la quale si ricorda principalmente sono le dinamiche, no? Le dinamiche molto forti tra la classica canzone dei Pixies, come sentiremo, a ritornello abbastanza tranquillo e che poi la strofa abbastanza tranquilla che poi esplode in un ritornello molto forte. Questa formula, loud, quite loud, come si chiama anche, avevano fatto un film documentario di Pixies che si chiamava proprio Loud, Quite Loud, verrà copiata, replicata in tantissime edizioni nel corso degli anni e rappresenterà proprio la fortuna anche dei Pixies e il motivo per cui sono ancora così influenti. E poi sono stati la band, gli alfieri della weirdness, si potrebbe dire, la stranezza molto americana, nei testi, con queste citazioni bibliche, fantascientifiche, molto particolari, no? Assolutamente non da musica pop, nell'immagine, nei riferimenti che hanno usato, nell'uso di questo spagnolo sgrammaticato nei testi di Black Francis, che è il leader che sta sulla destra appunto in questa foto. Tutta una serie di cose che li hanno comunque fatti spiccare moltissimo anche rispetto alla scena da cui provenivano, che come dicevo è quella del punk americano degli anni 80. Andiamo un po' per ordine a questo punto, facciamo sempre un piccolo excursus storico. Questo, vabbè, ne parlo dopo, alla fine magari, questo è il nostro sito. I Pixies nascono nel 86 a Boston, Massachusetts, nascono fondamentalmente da appunto
Francis, che non si chiama Black Francis, il nome completo è Charles Michael Kittredge Thompson IV, nome quasi nobiliare, da nobile, che fonda la band con Joey Santiago, il chitarrista. Quindi lui scrive tutti quanti i brani, appunto, lo chiamo Black Francis perché avete capito, è un po' troppo lungo da dire. Scrive tutti i brani, le musiche, i testi, suona la chitarra e canta. Joey Santiago la chitarra, insieme si incontrano all'Università di Amherst, in Massachusetts, tra l'85 e l'86, mettono su questa band. Iniziano a suonare insieme, hanno delle influenze molto varie, appunto sono influenzati da gruppi come Uskerdu, la scena hardcore punk degli anni 80. Infatti l'annuncio che mettono per cercare un bassista dice, è già molto particolare, fa capire subito i personaggi particolari che erano, perché dice cerchiamo un bassista a cui piacciono gli Uskerdu, che suonavano tiratissimo, soprattutto in quegli anni, molto hardcore punk, e Peter, Paul e Mary. Peter, Paul e Mary sono un trio folk degli anni 60, quindi due estremi completamente diversi. Sì. E in più ci aggiungono alla fine No Chops, che potremmo tradurlo nessuno che sappia suonare bene, fondamentalmente. Volevano qualcuno alle prime armi. E infatti chi si presenta a questa edizione, l'unica persona si presenta a questa edizione, ed è Kim Deal, che sarà la loro bassista, si presenta e dice io non so suonare il basso, anzi non l'ho mai suonato, anzi non ho proprio un basso, quindi innanzitutto penso che dovrei comprare un basso per suonare con voi, sei perfetta, le dico. La prendono subito, l'etica era comunque quella del do it yourself, quindi del non essere dei virtuosi dello strumento, ma appunto suonare insieme e avere più delle cose da comunicare più che delle abilità tecniche nel suonare lo strumento, e iniziano a suonare in tre. Dopodiché Kim Deal, che all'epoca ha 24-25 anni, ma è già sposata con un tale John Murphy, suo marito le consiglia di... John Murphy? Ah, sì, sì, esatto. Si chiama John Murphy. Non sei stato tu. Allora, dopo è divertente anche per te. Dopo racconto una cosa che è divertente anche per te. A proposito di questa omonimia. Consiglia di... Suo marito gli consiglia un suo collega che suona la batteria, che è David Lovering, il terzo da sinistra, che è il batterista dei Pixies. Si mettono a suonare insieme appunto nell'86, iniziano a suonare in vari bar della zona di Boston. Vengono notati da un produttore che si chiama Gary Smith, il proprietario degli studi di registrazione Fort Apache proprio a Boston, che dice voi dovete fare un disco assolutamente, io ho uno studio di registrazione, venite a registrare da me. Il problema è che non hanno soldi, ovviamente. In questo caso interviene un personaggio che sarà fondamentale, che è il padre di Black Francis. Padre di Black Francis, che ha vissuto solo i primi anni della sua vita insieme al figlio, perché poi i genitori si sono separati, però ha sempre visto molto con un buon occhio, diciamo, la carriera delle ispirazioni musicali del figlio, e il primo demo che registrano i Pixies viene finanziato con $1,000, che non è neanche poco come paghetta, da parte del papà di Black Francis. Non solo, il soprannome che lui prenderà a questo punto, Black Francis, in realtà è un omaggio a suo padre, per cui racconterà che Black Francis era un nome che suo padre aveva detto che se avesse avuto un altro figlio avrebbe voluto chiamarlo così. Quindi lui prende questo pseudonimo e si chiama Black Francis, quindi tutto in famiglia, parte così la storia dei Pixies. Registrano appunto nei studi Fort Apache questo demo di 18 canzoni che si chiama The Purple Tape. Aspettate che c'è anche una foto se non sbaglio, eccolo qua. Questa è la copertina del Purple Tape, già strano, vediamo un uomo nudo che corre con questa semplice scritta Pixies davanti, il Purple Tape perché la cassettina su cui viene stampato è appunto di colore viola e anche la scritta è viola, e con questo primo demo tape iniziano un po' a cercare di farsi mettere sotto contratto, di farsi notare da etichette. L'etichetta che li nota e che farà la loro fortuna è un'etichetta in realtà inglese, quindi non americana, la 4AD, storica fondamentale dell'underground inglese, già attiva dal 1980, aveva lanciato però fino a quel punto soltanto band appunto inglesi come Cocteau Twins, i Dead Can Dance, ma e con un genere completamente diverso, molto più etereo, molto più con atmosfere non dure come quelle dei Pixies, non rock sicuramente. Tant'è che Ivo Watts Russell, che è il capo della 4AD, che è questo signore qua, figura quasi mitica, diciamo, nell'ambito dell'underground inglese, all'inizio ascolta questo demo, non viene particolarmente colpito, dice no, troppo rock and roll, troppo niente di che, insomma, niente di nuovo, io sono più interessato a cose sperimentali, a cose comunque che hanno che vanno oltre il linguaggio del rock. La sua fidanzata dell'epoca dice guarda, secondo me sono bravi,
fai attenzione, ripensaci. Lui finalmente se lo riascolta 2 o 3 volte e dice no, va bene, e li mette sotto contratto, quindi con la 4AD. Con la 4AD che li mette sotto contratto, pubblicano nell'87 il primo EP che si chiama Come On Pilgrim. Questa bellissima copertina con un uomo con una schiena mostruosamente pelosa è il frutto della prima collaborazione con due personaggi importanti per la storia non solo dei Pixies ma proprio dell'etichetta 4AD, che sono il grafico della 4AD, Vaughan Oliver, che curava tutte quante le grafiche delle copertine 4AD, gli ha sempre dato fin dall'inizio uno stile molto particolare, come vedremo, il fotografo Simon Larbalestier, che poi avremo modo nel vedere nel corso della serata alcuni lavori molto belli che ha fatto per le copertine dei Pixies. Dicevo, Come On Pilgrim esce nell'87, come era un po' consuetudine della 4AD, l'aveva fatto anche con altri dischi, Red House Painters ad esempio, che usciranno più avanti. Il demo che esce non è una registrazione nuova, sono esattamente le canzoni del demo di The Purple Tape, leggermente remixate, 8 le migliori scelte appunto dei Vowatz Russell e messi su un demo che esce nell'87. Il demo mette già in luce tutte quante le doti dei Pixies, le loro qualità, quelle di cui parlavo prima, no? Unire il punk alla vena pop, questi testi molto surreali, spesso cantati in spagnolo. Questo deriva anche dal fatto che Black Francis racconterà di essere stato molto influenzato durante il college da un viaggio, una specie di scambio, lo chiameremo Erasmus, in realtà è l'Erasmus, diciamo, dell'epoca. Aveva fatto uno scambio di studio, era andato a Porto Rico a studiare per 6 mesi, quindi lì aveva imparato un po' di spagnolo, però non ha mai imparato bene, infatti, e anche questa è la cosa particolare, lo spagnolo dei testi è molto sgrammaticato, molto strano, ma questo contribuisce a creare appunto questa weirdness, questa stranezza, che poi è quello che attira moltissimi che ascoltano i Pixies all'epoca. Come On Pilgrim non ha praticamente alcun riscontro negli Stati Uniti, in Inghilterra viene iniziato a essere notato da qualche rivista specializzata, qualche critico tira sulla testa, si accorge un pochino della particolarità dei Pixies e quindi, diciamo, inizia la loro carriera in questa maniera. Si mettono quasi subito a registrare quello che poi dopo sarà, all'inizio dell'88, il loro album d'esordio, che si chiama Surfer Rosa, che è questo qui con questa copertina. Adesso qua non si vede neanche benissimo perché, ecco, questa forse, al di là del fatto che c'era, questa è la foto originale di Simon Larbalestier, è la copertina di Surfer Rosa, che già dalla copertina mette in chiaro alcune cose. C'è una ballerina di flamenco, quindi l'influenza, diciamo, spagnoleggiante. C'è un crocifisso, nei testi di Black Francis torna molto spesso tematiche bibliche, personaggi della Bibbia. Lui stesso dice di essere stato molto influenzato dai genitori che a un certo punto, quando lui aveva 12 anni, si sono iscritti alla chiesa pentecostale, per cui, diciamo, ha iniziato a essere immerso da questa cultura cattolica. Non ha mai detto di volerla criticare particolarmente, era solo dei personaggi che venivano nella sua mente come se fossero delle figurine con cui giocare. Surfer Rosa è un disco che segnerà la fortuna dei Pixies subito dall'inizio. Viene registrato da questo signore qua, si chiama Steve Albini, produttore famosissimo. Questo è il suo primo lavoro in realtà grosso come produttore, perché fino a quel momento lui era famoso come chitarrista di un trio noise rock di Chicago, molto abrasivo, molto duro, che si chiama Big Black, che è questo qui. Ed era un po', vedete anche da queste foto, il prototipo del nerd un po' sociale, un po' da studio di registrazione. Viene messo a registrare, viene chiamato per registrare Surfer Rosa proprio perché aveva delle idee molto particolari su come registrare il disco. E questo lo sentiamo già nel primo brano che andiamo ad ascoltare, perché sennò chiacchierò troppo, dopo le altre informazioni ve le do più avanti. Primo brano che andiamo ad ascoltare, e anche partiamo col botto, perché partiamo subito con il brano più famoso, uno dei brani più famosi probabilmente della carriera dei Pixies, si chiama Where Is My Mind, sta appunto sull'album Surfer Rosa, ed è il resoconto nel testo di un'avventura di Black Francis che era andato a fare snorkeling, cioè ad andare a fare sub nei Caraibi. Infatti il testo dice: With your feet on the air and your head on the ground, con i piedi in aria e la testa per terra. Quando si va in acqua si perde un po' l'orientamento. E allora tutto questo lo fa pensare: where is my mind? Dov'è la mia mente? Un senso di confusione, di non sapere più dove è sopra, dove è sotto. E la canzone parla di questo. Al di là del fatto che la canzone ha questo testo, quello che notiamo subito in questo brano è il sound, che è poi tutto il sound di Surfer Rosa, questa batteria molto forte, registrata in maniera molto secca, a cui si contrappone, tutti gli strumenti si sentono molto in maniera chiara, si contrappone però
la voce di Kim Deal che fa i cori in questo caso, che sono molto angelici, distanti, in lontananza, e curiosità per registrare questa parte, Steve Albini le chiederà di cantare nel bagno, praticamente nel bagno dello studio di registrazione, per avere questo eco, questa eco particolare appunto per registrare il brano. Il brano è praticamente forse il più famoso nella carriera dei Pixies ed è molto famoso anche per un motivo non direttamente legato a loro, ma il fatto che molti anni dopo, nel 1999, verrà scelto come canzone della sequenza finale del film Fight Club di David Fincher, dal romanzo di Chuck Palahniuk, non so se l'avete visto, una canzone che ci sta assolutamente perché non vi rovino niente, però adesso vediamo tra l'altro alcune scene di Fight Club, ma quando parte questa batteria molto forte iniziano ad esplodere dei palazzi. Comunque andatevelo a vedere eventualmente se non l'avete visto. Questo è What Is My Mind, è il primo brano del nostro audio forum ed ecco i Pixies.